Ebbene sì ragazzi, il video che tutti voi stavate aspettando finalmente è arrivato, perché in questo contenuto andrò a fare la mia prediction sulla classifica finale di Serie A 2021-2022, ma vi chiedo almeno 10.000 mi piace su questo video se volete anche la prediction del buon Fabio. Fateci vedere tutto il vostro supporto, perché come sempre arriveranno tantissime altre prediction, quella sui cannonieri, quella sugli assist man, possiamo fare quella col fatti e quella col subiti. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo contenuto. Abbiamo anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio, li trovate tutti in descrizione oppure cliccando qui. Ragazzi miei, oggi OneFootball sta facendo un giveaway di quelli pazzeschi. Avrete la possibilità di vincere il completo della vostra squadra del cuore. Come fare? Passate sul link in descrizione, scaricate gratuitamente l'app e seguite le istruzioni. Ragazzi miei, avrete la possibilità di pronosticare queste 5 partite della prima giornata di Serie A. Tra quelli che indovineranno appunto verrà estratto un fortunato vincitore che avrà diritto appunto al completo della propria squadra del cuore e anche ad una maglietta di OneFootball, ma non solo, perché una volta che avrete fatto tutto questo avrete anche la possibilità di pronosticare 5 partite dei campionati esteri e verrà estratto anche tra quelli che indovineranno un vincitore che avrà la possibilità di vincere 2 biglietti per la propria squadra del cuore. Quindi cosa state aspettando ragazzi miei? Andate numerosissimi a partecipare e scaricate gratuitamente OneFootball. E detto questo ragazzi miei, adesso facciamo sul serio. Fate anche voi le vostre prediction qui sotto nei commenti, perché poi vi ricordo che al giro de boa andrò a reagire alla classifica che ho fatto e poi ovviamente anche alla fine del campionato, e avrete la possibilità, se scrivete il commento, poi di andarlo a recuperare e di vedere quante squadre avete indovinato e quante ne avete scioccate. Lo so che siete curiosi ragazzi miei, alla 20ª posizione in classifica, posso essere onesto, ci ho riflettuto settimane per decidere chi mettere all'ultima posizione in classifica e alla fine io ci ho messo il Venezia. Per me ragazzi miei, il Venezia, nonostante i rinforzi, perché ne sono arrivati di rinforzi sicuramente importanti, no? Il calciomercato del Venezia è stato importante proprio in ottica salvezza per la Serie A che sta per arrivare, ma secondo me ragazzi il gap che dovranno colmare è troppo rispetto alle altre squadre di Serie A e probabilmente appunto il Venezia credo che arriverà 20esimo in classifica. 19esima posizione in classifica, non so in quanti possano aspettarsela, ma io ho deciso di metterci la Salernitana. Anche la Salernitana ragazzi qualche colpetto in ottica salvezza ha provato a farlo, ma faccio un discorso simile al Venezia, secondo me leggermente meglio rispetto al Venezia, però la Salernitana secondo me il massimo potenziale che può esprimere appunto è la zona, mi dispiace per voi, retrocessione. Non credo riusciranno a salvarsi. Poi dovessero riuscirci, regà, in quel caso ovviamente alzo le mani. Passiamo alla 18esima posizione in classifica, quindi ultima squadra che retrocederà e in tanti potrebbero restare sorpresi. Ragazzi, in tanti potrebbero restare sorpresi, in tanti no. Ho deciso di metterci lo Spezia 18esimo in classifica, quindi sì ragazzi, secondo me lo Spezia non riuscirà a salvarsi nella prossima Serie A. E per quale motivo? Perché penso che il cambio allenatore, ragazzi miei, farà la differenza. Con Italiano probabilmente, ipotizzo, lo Spezia avrebbe potuto salvarsi, non me ne voglia Thiago Motta, ma credo che sarà molto più difficile per lo Spezia riuscire ad ottenere una salvezza. Poi peccare è capace che arrivano quarti, ragazzi miei, perché questa Serie A non succederà mai, però sappiamo che questa, credo che questa sia una delle Serie A forse più equilibrate di sempre, quindi staremo a vedere, sono curioso di vedere se indovinerò o meno lo Spezia. Posizione di classifica successiva, ve ne sarete resi sicuramente conto ragazzi miei, manca una delle squadre neopromosse, quindi io ipotizzo che l'Empoli possa salvarsi. Ebbene sì, l'ho messa al 17esimo posto in classifica. Perché l'ho messa al 17esimo posto in classifica? Ha perso un allenatore importante, però ragazzi, nonostante abbia perso, sì, un allenatore importante, credo che quel Patrick Cutrone lì davanti possa aiutarli a suon di gol a salvarsi. Credo che a Cutrone
Potrebbe far bene l'esperienza ad Empoli, forse proprio perché ha bisogno di tranquillità, di una piazza che gli dia la possibilità di esprimersi senza troppe pressioni, no? Qualora l'Empoli dovesse retrocedere, ovviamente non sarebbe una cosa scandalosa, perché l'Empoli è appena arrivata dalla Serie B. Quindi, ragazzi, è una semplice intuizione. Secondo me l'Empoli arriverà 17esimo in classifica, e fu così che arrivò ultimo straultimo, e più che ultimo non se può. Chi lo sa, staremo a vedere. Passiamo alla 16esima posizione in classifica e vado a prendere questa squadra. È una squadra che solitamente nelle ultime annate, nell'ultima annata diciamo che non ha fatto poi così tanta fatica a salvarsi, anzi addirittura ha mollato la presa nelle ultime giornate, e io ipotizzo che possa fare un campionato molto molto simile, motivo per cui ragazzi al 16esimo posto in classifica io ci ho messo l'Udinese. Non è stata, sto sputando là come un lama e lo sapete, non è stata finora una campagna acquisti di quelle esagerate. Hanno cambiato il portiere, però secondo me l'ossatura importante della squadra c'è, e io ipotizzo che l'Udinese possa fare un campionato tranquillo ed ottenere una salvezza tranquilla. Al 15esimo posto in classifica, e sono molto curioso di vedere all'opera questa squadra, ragazzi miei, io ci ho messo il Bologna, sa, di Zlatan Mihajlovic, di Siniša Mihajlović. Sono curiosissimo ovviamente dell'acquisto per eccellenza che è stato fatto lì davanti per il Bologna. Sto parlando di Arnautovic, no? Arnautovic c'ha una storia un po' particolare, ma secondo me in una piazza tranquilla come Bologna può esprimersi ancora ad alti livelli, e secondo me può far vedere cose importanti e fare tanti gol. Posizione di classifica successiva, in tanti potrebbero restare sorpresi, sia in positivo sia in negativo, perché ragazzi miei questa squadra ha cambiato allenatore, è andato via un allenatore importantissimo, ne è arrivato uno che in realtà ragazzi negli ultimi tempi ogni volta che ha allenato qualche squadra ha fatto abbastanza danni, e sto parlando del Verona di Eusebio Di Francesco. Quindi ho ipotizzato il Verona 14esimo in classifica, l'anno scorso sono arrivati decimi e quest'anno ragazzi io onestamente non credo possano fare più di dove li ho messi in classifica, altrimenti non ce li avrei messi. L'ossatura della squadra in realtà è quella di una squadra importante, ma non so fino a che punto possano fare meglio di così, quindi per me il Verona arriverà 14esimo in classifica. Posizione successiva di classifica, e quindi la 13esima, ragazzi, ho ipotizzato che ci arriverà il Cagliari. Se andiamo a guardare la passata stagione, ragazzi, non è stata una bella stagione per il Cagliari. Ipotizzo che possa fare sicuramente meglio della passata annata, ma non più del 13esimo posto. E fu così che il Cagliari arrivò in Europa League. Onestamente non credo. Chi ci ho messo al 12esimo posto? Ci ho messo il Genoa, ragazzi miei. Genoa che comunque ha, a mio modo di vedere, un allenatore importante per la dimensione che hanno. Ballardini ha dato tranquillità al Genoa e li ha riportati ad una dimensione sicuramente più realistica, no? Io ho sempre pensato che il Genoa è una squadra da salvezza tranquilla e credo che la 12esima posizione sia la loro dimensione più adatta. Detto questo, 11esima posizione in classifica. Ragazzi miei, non dobbiamo allontanarci tanto da Genova. Perché? Perché all'11esima posizione in classifica ci ho messo la Sampdoria. Ragazzi, bene o male la Sampdoria ha praticamente mantenuto l'ossatura della passata stagione, ma c'è un cambio importante in panchina perché arriva D'Aversa e ovviamente va via Claudio Ranieri. D'Aversa non è propriamente identico a Paolo Ranieri, a Claudio Ranieri come allenatore, ma a livello di caratteristiche sicuramente qualche punto in comune ce l'hanno, quindi ipotizzo che bene o male la Sampdoria possa ripetersi e fare un'annata simile a quella della passata stagione, ecco, leggermente peggio perché l'anno scorso sono arrivati nella parte sinistra della classifica, a sto giro li ho messi nella prima, diciamo, posizione della parte destra della classifica. Siete pronti? Andiamo avanti! Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ebbene sì, ragazzi miei, perché alla decima posizione in classifica ho deciso di metterci il Sassuolo. Dice quando arriva, quasi quando, quanto è arrivato in classifica lo scorso anno? Sono arrivati ottavi, ma ragazzi miei, avevano un allenatore diverso, allenatore che ha fatto altre scelte e ha deciso di andare ad allenare lo Shakhtar. L'allenatore che è arrivato secondo me è importante in realtà, ragazzi,
e li può portare ad una dimensione importante, però ipotizzo un cammino simile del Sassuolo ma leggermente peggio. Si sale di livello e so che diventate sempre più curiosi di vedere come le ho sistemate le squadre lì davanti. Ragazzi miei, alla nona posizione in classifica, l'anno scorso non è stato un campionato buono, anzi è stato un campionato particolarmente disastroso, ma secondo me il cambio allenatore può avergli dato la sferzata decisiva. Juric è un equilibratore secondo me, no? È uno che non segna tantissimi gol, che fa segnare tanti gol alle proprie squadre, ma magari è uno che ne subisce meno rispetto ad altre realtà. Lo abbiamo visto col Verona e secondo me, ecco, la dimensione di Juric potrebbe essere quella. Nono posto in classifica, non mi meraviglierei qualora riuscisse ad ottenere anche qualche posizione in più in classifica, perché secondo me il potenziale, questa squadra e questo allenatore sicuramente ce l'hanno. Ottava posizione in classifica, ragazzi, è il secondo anno di fila, mi sa che la metto ottava in classifica o giù di lì, ma secondo me il cambio allenatore darà la sferzata definitiva al loro campionato. L'anno scorso alla fine sono arrivati tredicesimi, ragazzi, ma con 40 punti, 40 punti, la Fiorentina secondo me è una realtà che può fare molti più punti in Serie A. La Fiorentina bene o male è rimasta quella, è arrivato quel Nico Gonzalez che mi stuzzica e non poco anche a livello di fantacalcio, e sono molto curioso di vederla all'opera questa nuova Fiorentina, no? Un 4-3-3 alla italiano che probabilmente ci farà vedere a sprazzi un bel gioco e forse molti più gol di quelli che la Fiorentina ha fatto nella passata stagione. Li ho ipotizzati ottavi in classifica e andiamo alla settima posizione in classifica. Ragazzi miei, io sono anche abbastanza scaramantico, lo sapete, però sono anche abbastanza realista. Devo essere onesto, ci ho messo ovviamente la Roma settima in classifica. Devo essere onesto, il nostro calciomercato purtroppo si è dovuto adattare alle mancanze che abbiamo avuto durante questa estate, no? L'infortunio di Spinazzola e abbiamo dovuto sprecare risorse per acquistare un sostituto temporaneo, Vigna. Ed Dzeko che ha deciso di andarsene e abbiamo dovuto comprare Abraham. La situazione centrocampista ancora con un punto interrogativo. Qualcosina secondo me ci manca ancora in termini di organico ed è lo stesso Mourinho ad averlo ammesso. Io credo che, spero di sbagliarmi da tifoso della Roma, ma credo che la Roma arriverà settima in classifica. Detto questo, posizione di classifica successiva, ragazzi miei, mi auguro ovviamente di sbagliarmi, ma io ci ho messo la Lazio. Lazio che ha mantenuto la sua ossatura, Lazio che ha acquistato Isai per la fascia sinistra, Lazio che perde Inzaghi e che trova Sarri, un allenatore che solitamente sa esprimere bel gioco, ed è proprio questo secondo me il problema della situazione, il fatto che alla Juventus non avesse un centrocampo così tecnico e così forte e qui invece ce l'ha. Doti dei centrocampisti che potrebbero esaltare il gioco di Sarri e portargli tanti gol. Più gol segni e potenzialmente più punti fai. Non credo che la Lazio possa arrivare più del sesto posto in classifica e vediamo quel che accadrà. Qui ragazzi, io devo essere onesto. Quando ho pensato a questa squadra ho detto, secondo me quest'anno o vincono lo scudetto o non entrano manco in Champions League. Cioè, ho visto bianco o nero, non ho visto sfumature, ragazzi. E sì, io ci metto la faccia e vi dico che secondo me questa... Riprenderemo sto video se vincerà lo scudetto. Secondo me l'Atalanta quest'anno arriverà quinta in classifica. Lo conosciamo Gasperini, è uno che sa far giocare benissimo le proprie squadre anche con dei cambi, no? Di stagione in stagione. E però, pensandoci bene, guardando come le squadre lì davanti, bene o male, rinforzi, allenatori, una situazione o un'altra, guarda, arrivano prima. Secondo me l'Atalanta, non me ne vogliate, cari tifosi dell'Atalanta, arriverà quinta. Quarta posizione in classifica. Ragazzi miei, io ho deciso di metterci il Milan. Credo che, nonostante le perdite importanti di Donnarumma e Çalhanoğlu, comunque il Milan abbia il potenziale per mantenere un posto in Champions League. Lo stesso acquisto di Olivier Giroud, secondo me, è particolarmente importante e lo ha dimostrato nel prestagione, no? Durante le amichevoli estive. Dovesse mancare Ibrahimovic, sicuramente una valida alternativa
ce l'hanno, e forse è quella la chiave di volta. Forse anche il dare fiducia a Brahim Diaz, secondo me, potrebbe essere la chiave di volta di questo Milan. E Maignan alla fine non mi sembra un portiere poi così scarso. La mentalità, la cattiveria agonistica, il Milan dello scorso anno lo abbiamo visto. Secondo me il Milan più del quarto posto non otterrà, ma secondo la mia prediction, appunto, si prenderà un posto in Champions League. Terza posizione in classifica, ragazzi miei, e qui stiamo parlando di una squadra importante, squadra che l'anno scorso lo scudetto lo ha vinto. Ebbene sì, ragazzi miei, io ho messo l'Inter alla terza posizione in classifica. Hanno perso parecchio anche loro, hanno perso Hakimi e hanno perso Lukaku, hanno perso un allenatore importante come Antonio Conte, ma ne hanno preso uno che secondo me ha le qualità per fare qualcosa di importante, ma non credo più del terzo posto in classifica. Zona Champions League sicuramente, potrebbero anche ovviamente lottare per lo scudetto, eh. Le posizioni commesse è capace che dalla prima alla settima arrivano con 5 punti di distacco quest'anno, perché tutto può essere, eh. Però io ipotizzo arrivo di Calhanoglu, arrivo di Dzeko, Dumfries e via dicendo, io ipotizzo un Inter al massimo terza in classifica. Ma qua, ragazzi miei, ovviamente vado a scoprire le carte, no? Chi ha seguito il video dall'inizio sa che mancano due squadre. E vi dico subito chi secondo me arriverà seconda in classifica quest'anno. Ragazzi, cambio allenatore anche per questa squadra. L'anno scorso ci ha avuto un momento, no? Ma poi ci ha avuto una situazione di rimonta veramente pazzesca. E secondo me l'allenatore che è arrivato è il giusto acquisto che gli darà quel qualcosa in più che gli è mancato lo scorso anno per prendere la Champions League. Sto parlando del Napoli, quindi sto parlando di Luciano Spalletti, sto parlando di una realtà importante, sto parlando di giocatori chiave come Zielinski ed Osimhen, che secondo me quest'anno faranno veramente la differenza e non poco. Vedo il Napoli, la squadra, e mi auguro ovviamente di sbagliarmi da tifoso della Roma, ma oggettivamente vedo il Napoli una squadra perfetta per Luciano Spalletti, con Zielinski messo là sulla tre quarti ad andare a recuperare la palla subito, no, in fase di pressing. È uno che c'ha l'assist, è uno che c'ha la cattiveria agonistica. Mi sembra una squadra veramente, perlomeno nell'11 titolare, completa sotto ogni punto di vista. Quindi secondo me il Napoli arriverà secondo in classifica. E prima in classifica, ragazzi miei, ma ci ho ragionato veramente tanto prima di prendere questa decisione, ma anche in questo caso secondo me l'allenatore, ragazzi, farà la differenza. Questo credo che sia uno dei campionati più lottati dal punto di vista degli allenatori. Solitamente uno dice sono i giocatori in campo che fanno la differenza. Quest'anno secondo me saranno gli allenatori in campo, tra virgolette, che faranno la differenza. Il ritorno di Massimiliano Allegri, l'arrivo di Locatelli, e forse proprio Allegri che sarà in grado di dare più equilibrio a questa squadra, e che potrebbe consentirgli di rivincere lo scudetto dopo il passaggio a vuoto della passata stagione. Io l'ho ipotizzata così, mi sembra la squadra più attrezzata, che ha perso meno in realtà e che ha anche comprato poco, perché praticamente l'unico acquisto importante è stato quello di Locatelli, ma Allegri potrebbe fare la differenza sotto questo punto di vista, potrebbe rivalorizzare un calciatore come Paolo Dybala, che l'anno scorso è stato molto in ombra, e vediamo quello che saranno in grado di fare. Questa è la mia prediction, ragazzi miei, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, una marea di mi piace arriverà anche quella del buon Fabio, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili social li sono sotto in descrizione, contatevi consigliati, alla prossima ragazzi, con un nuovo video, ciao!